a bordo di Patrizia Seconda di Mario Girelli, ma con Andrea Fantini. Andrea, ciao. Ciao a tutti. Una sorpresa vederti in solitario a questa Roma per uno, perché era programmato Mario ovviamente sulla sua barca. Mario si è ammalato, ahimè, ma per te questa diventa un'occasione abbastanza importante. Cosa ti aspetti da questa Roma per uno? Allora, assolutamente sì, insomma è un'occasione bellissima, mi dispiace per Mario, però io l'ho presa al volo perché per me comunque è un'occasione importante. Mi aspetto di, insomma, cercherò di fare il meglio possibile pur non conoscendo benissimo la barca. E ci sono degli skipper di una certa levatura, c'è Andrea Mura con il 50 piedi, c'è Giancarlo con un class 40, diciamo molto più recente di questo, però insomma si parte per una regata per cercare di arrivare davanti. Poi il Mediterraneo ha un sacco di variabili, un sacco di incognite, quindi fino all'arrivo non si sa mai. Senti Andrea, la tua storia di velista e di navigatore, no? Che insomma non è nata ieri, è una storia che si sta creando, però ha già fatto delle esperienze importanti. Rispetto a questa storia, che boa sarà in qualche modo questa Roma per uno così presa al volo, e quali potrebbero essere le prospettive, quali sono un po' i tuoi obiettivi, ecco? Ma cioè, non dico che sto aspettando una conferma di quello che vorrò fare, perché sono sicuro che è la conferma, che voglio navigare in solitario e fare le regate in solitario. Nel mio programma, diciamo, più immediato c'è appunto la ricerca degli sponsor per un progetto class 40 che andrà avanti fino almeno alla fine del 2018, con la Jacques Vabre del 2017 e la rotta del Rhum del 2018. E poi dopo, insomma, intanto cerchiamo di fare questo e poi si vedrà. Senti, non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo tutti, lo ha saputo Andrea Mura da ultimo tentando di fare il Van de Globe con una barca praticamente già pronta, lo stesso Giancarlo Petote che tu hai citato. Insomma, in Italia la vela oceanica è difficile da far digerire, soprattutto agli sponsor. Tu hai sulla barca scritto sponsor wanted, quindi parti con la barca di Mario Girelli ma con questo messaggio ben chiaro. Cosa si può fare per in qualche modo risvegliare la vela oceanica italiana? Sì, allora in Italia è veramente complicato, oltre a me ci sono tantissimi altri navigatori bravissimi che cercano gli sponsor ma che fanno fatica, come tutti sanno. Io credo che sia un problema da risolvere alla base, quindi partendo dai bambini, cercare di sensibilizzarli, di inculcare la cultura della vela, che rispetto a tanti altri sport di squadra e di massa, insomma, secondo me oltre ad essere un bellissimo sport è una scuola di vita. Partendo dai bambini, secondo me si può crescere, inculcare la cultura nel paese e di conseguenza sensibilizzare le aziende a questo tipo di sport e fargli capire che possono avere dei ritorni mediatici e di conseguenza economici notevoli. Perché la vela è uno sport che ha tanti valori e quella oceanica ancora di più. Vogliamo in conclusione ricordare anche un po', facciamo un profilo tuo, no? Perché la tua storia, come hai scoperto la vela e come ti sei scoperta questa vocazione da navigatore solitario? Io, niente, diciamo che le prime esperienze vicino a dei veri navigatori è stata con Pasquale De Gregorio sulla barca con cui fece il Vendée Globe. E da lì è un po' nata tutta la mia storia. Poi da lì ho navigato sempre di più, ho trovato gli sponsor alla fine del 2010 e nel 2011 ho fatto il circuito dei class 40 con la Jacques Vabre eccetera, e poi dopo grazie a Giovanni Soldini ho fatto un'esperienza bellissima su Maserati di un paio d'anni, ho imparato tantissimo, però sempre col mio progetto in testa e quindi con l'obiettivo di navigare in solitario, insomma. Buon vento ad Andrea Fantini. Grazie a tutti.